Evviva! Oggi si va alla mostra da Celilli Garden, è il primo giorno. La mostra inizia oggi, che è 11 febbraio, e durerà fino a fine mese, quindi adesso ci andiamo a fare un giretto insieme. Evviva, siamo arrivati! Adesso qui c'è l'arco e si entra. Questa variegata mi piace tantissimo. Allora, lei già potrebbe essere una candidata per venire a casa con me, però guardate che bella che è pure questa qui rosa, che è molto simile alla salmon che ho preso già, se vi ricordate, alla Landriana, e c'è questa rosa che è molto simile, che ha proprio una bella variegatura e mi piace moltissimo. Dice solo diffusion profumata, non c'è nome, diciamo. Poi ci sono queste qua un po' più classiche, sempre però con tanti bei fiorellini piccoli che sono veramente carine. Anche se come colore per ora lei è la variegata.
Vedere qualche ludisia. Qui dietro ci sono dei twinkle un po' piccolini, però poi ci sono Bleione senza ID, Bletilla, c'è la Ostedella Centradenia, qualche Cypripedium, penso anche questi senza ID mix, e questa qui la Ostedella. Quella dell'anno scorso non è che stia proprio benissimo, di questa qui. Poi qui ci sono un po' di classiche fall. Bella, questa qua screziata. Poi ci sono questi bei cimbidium col fiore arancio. Piace tanto anche questa qui con i fiorellini arancio. Questa è proprio carina. Potrebbe essere un'altra candidata. Voi che dite? Aiutatemi. Le voglio tutte. Aiutatemi. Allora, che poi guardate che carina, praticamente sono una pianta e due piante, credo, non mi sembra che siano tre, e praticamente, a parte, vabbè, lei ha un fiore così un po' speciale, una piantina ha fatto i fiorellini pelorici e l'altra piantina li ha fatti normali. Poi c'è l'aliodoro che, come sempre, io vi dico, se non l'avete prendetela subito. Mandone, bellissime. Questi sono proprio enormi. Non l'avevo mai visti. Cioè, bulbi grandi come una mano. Adesso no.
questo ibrido di Cattleya carinissimo, che fa fiorellini un po' gialli e poi dopo diventa un arancio. Gioiello e masdevallia piccoline. Poi come botanica ancora c'è qualche maxillaria, c'è questa qui marginata e poi di qua c'è la picta in versione giallo e botaniche mi sembra basta. C'è una bifrenaria, Oncidium ornithorhynchum, questo è carino, quello che fa i fiorellini lilla, questo è molto carino. Ah, c'è anche la Doritis pulcherrima, alba, quindi a fiore bianco, molto carina. Questa qui rossa, mamma mia, mi tenta, mi sta piacendo tantissimo. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è che sia così grande. Allora, in realtà a me fa impazzire veramente tanto anche questo cimbidium qui, che è il Vogel's Magic,
e che mi piaceva in realtà già da un po'. Non so se riesco a farvi vedere il nome, eccolo. Fogel Magic, è bellissimo, però è grande, poi comunque un po' da esterno, non lo so, i cimbidium non è che me li godo tanto come le altre orchidee, perché alla fine stanno sempre fuori in giardino e non li vedo mai, però mamma mia com'è bello. Siccome sono un po' in crisi, adesso mi libero un attimo la mente, mi faccio un giro nei cactini e nei limoni, perché questa mostra è non solo di orchidee, ma anche di agrumi. Quindi adesso ci andiamo a vedere qualche bel limone, così intanto decido se aggiungere o meno la rosa o l'arancione o entrambe. Non lo so, non volevo spendere troppo. Eccolo! Che bello che è! Questo per la crema pasticcera. Comunque se siete in zona, veniteci da Cilili Garden perché è spettacolare, è bellissimo. E vabbè, io vi ho fatto vedere soprattutto le orchidee, ma naturalmente è un vivaio grandissimo, trovate davvero di tutto.